Se guardiamo l'evoluzione dell'industria petrolifera negli ultimi anni, il quadro è alquanto negativo. E noi vediamo dagli anni d'oro del 1991, che abbiamo avuto un picco di 63 pozzi esplorativi, negli ultimi anni siamo arrivati nel 2011 a un pozzo esplorativo. Noi o abbiamo tantissime riserve o produciamo poco, quindi noi stiamo sotto producendo, potremmo produrre di più. Se non si perfora non si aggiungono riserve, questa è una cosa banalissima. Il permesso di ricerca NUSCO, nel cui ambito è prevista la perforazione del pozzo oggetto dell'interpellanza, è stato conferito previa acquisizione di intesa favorevole rilasciata dalla competente Regione Campania. Data la nostra dipendenza dalle importazioni, è essenziale garantire una forte diversificazione delle fonti di approvvigionamento. La linea da seguire, quindi, a nostro avviso, è in gran parte tracciata e con obiettivi e priorità chiari. Non resta dunque che accelerare sulle misure concrete per raggiungere gli obiettivi prefissati, così da ridurre il gap di costo energetico con il resto dell'Europa, elemento quest'ultimo che rappresenta un fattore di grave appesantimento per la competitività del sistema economico italiano. Questa è l'area che è stata individuata per la trivellazione petrolifera, il carotaggio iniziale. È un'area che si trova nel comune di Gesualdo ed è un'area a confine tra più comuni, diciamo, di fronte a noi sopra è Frigento, alle nostre spalle appunto Gesualdo, e come potete vedere c'è un centro abitato subito nell'area, nei dintorni, a 20 metri, 5 metri forse dalla strada c'è una prima casa, poi dietro la pineta che è alle nostre spalle comincia tutta la zona abitata popolare di Gesualdo, che è la zona fiera. Qui comincia la storia di due alberi, uno di legno e uno di ferro. Si trivella con l'ausilio del fango. Gli esperti già annunciano il gas. Forse ci siamo. Pianteremo una sonda. Se butterà gas, avrete un pozzo e un albero di Natale. Pensiamo alla globalizzazione, pensiamo che si muova secondo logiche binarie, no? Che colpiscano sempre un altrove differente dal territorio in cui viviamo. In realtà non è affatto così. Se c'è un qualcosa che la globalizzazione alimenta è proprio la rottura definitiva, il dissolvimento di quel mondo così come l'avevamo pensato, nord e sud, est e ovest, eccetera. La straordinarietà è diventata la norma nel governo di questi territori, che hanno un rapporto particolare col resto del mondo globalizzato. Rapporto particolare perché sono un territorio di margine, un territorio di margine, nel grande margine meridionale, nel grande margine d'Europa. Comincia cioè un capitolo di rietnicizzazione del sud. Io ti sto insegnando come si cresce perché tu non ne sei capace. E questa inferiorizzazione che io faccio di te, naturalmente, è immediatamente, direttamente funzionale al mio dominio su di te, all'esercizio di un potere su di te. Non stiamo discutendo insieme. Se queste donne e questi uomini
potessero effettivamente decidere, ormai hanno il pieno possesso di quei saperi, di quel know-how, per poter discutere del loro sviluppo, del loro futuro. Io credo che sarebbero perfettamente in grado di individuare il giusto mix tra sviluppo tecnologico e tutela, salvaguardia del territorio e della vita. Noi siamo una piccolissima azienda di poco meno di 5 ettari di terreno, a conduzione esclusivamente familiare. Io mi sono trasferita qua venendo a un po' a riprendere questa azienda che aveva cominciato mio padre, ci ho portato la famiglia nella speranza che questo potesse essere non soltanto un modo di sostentamento della mia famiglia, ma anche un prodotto di eccellenza di questo territorio che appunto ne produce tanti, però il vino di Taurasi è particolarmente pregiato ed è tra l'altro bellissimo riuscire a lavorare con questo tipo di prodotto, dà tante soddisfazioni. La generazione passata ha cercato di allontanare anche i propri figli da questo tipo di lavori. Io non riesco a vederla così. Per me l'agricoltura è una grande possibilità e soprattutto per l'Italia è una grande possibilità. Noi credo che come generazione siamo cresciuti con altri valori, con un'attenzione molto maggiore anche nei confronti dell'ecologia, dell'inquinamento. Noi abbiamo dovuto subire, penso, in tante occasioni il modello di sviluppo che loro ci hanno proposto. L'olio, siccome che abbiamo molte piantagioni fatte, cioè quello ancora che non produce ancora, perché l'oliva per produrre ci vuole 6-7 anni, prima è piccolino, invece la vigna dopo 3 anni già raccoglie, poi è stabile da 5 anni. Invece la pianta come queste qua, queste adesso abbiamo iniziato a cogliere 4-5 anni fa, facciamo intorno ai 40 quintali di olio. Questa è un'azienda che sta nascendo e speriamo che la facciano crescere, perché qua tutto quello che nasce muore. Il fiume Calore poi è tutto inquinato, perché già quello inquina. Immagina se vengono a scavare il petrolio qua, che succede? Ci dobbiamo andare, subito. Un poco d'attenzione in più, farlo nei posti che non c'è popolazione, se raffinerie. Io se andate alla raffineria Ancona, là quando sono stato c'è la famiglia, notte e giorno qui rumignoli, buttano fuori quella robaccia, chi la respira quella? Le persone, gli animali, si vedete, qua ci sono ancora qualche uccello, per fortuna qualche lepre, perché la zona è ancora semivergine, ancora qua, ma se vai là non trovi un fringuello neanche se giri tutta la provincia, quindi quello è segno di
che muore tutti, muore la natura, muore, muorono le piante, muore le persone. Quest'anno la produzione era buona, il fatto è che non è stato raccolto il prodotto, perché la ditta che ritirava il prodotto per la Bonduello o per altre aziende grandi dice che fatte degli inquinamenti in Campania non hanno potuto ritirare il prodotto perché non si vendeva. Questo non viene più raccolto perché oramai è bruciata e non serve più. Quello già con l'inquinamento che si è parlato in Campania, che qua stiamo dal punto di inquinamento a 100-150 km, è rimasto tutto a terra. Penso se arriva pure il petrolio è finito proprio completamente. Penso che non si potrà proprio coltivare, perché chi si prende la roba vicino a pozzi petroliferi o qualcosa del genere? Sonusco interessa una grossa parte dell'Irpinia centrale che va dai Monti Picentini, arriva fino a, quasi al confine con il Beneventano. È un'area che è caratterizzata da una tettonica attiva, cioè da faglie attive nel sottosuolo che hanno determinato diversi sismi di notevole magnitudo in passato. Questa è l'area di interesse del permesso Sonusco. Come si vede, capita in gran parte nella fascia viola, che è quella, vedete, dove la pericolosità è massima in base alle carte ufficiali. Su aree deperimetrate come permesso, ad esempio come quella a cavallo tra l'Alta Val d'Agri e il Vallo di Diano, vi sono i serbatoi naturali che hanno la capacità di alimentare complessivamente circa 8.000 litri al secondo di acqua potabile, a quota di circa 450 metri, quindi può essere trasportata a centinaia di chilometri di distanza, è una risorsa strategica non solo locale, ma nazionale. Guardate, in verde si vede la perimetrazione del Pozzo Musco, poi in azzurro più scuro sono le rocce che alimentano le grandi sorgenti, in azzurro chiaro invece è l'area che porta acqua al bacino di Conza della Campania. Allora, già da un eventuale permesso, queste aree devono essere tolte. Naturalmente il problema qual è? Che chi propone l'intervento per fare soldi ovviamente deve fare in modo che l'intervento sia accettabile. Tant'è vero, andiamo a vedere, si dicono se viene tutto fatto bene, se non si commettono errori, ma a 300 metri di distanza dall'abitato sotto vento non c'è spazio per il se, ci vuole la certezza assoluta. Anche il 10% del nostro fabbisogno di petrolio viene prodotto in Italia, circa 100.000 barili al giorno. La gran parte in Basilicata, nella Val d'Agri, l'Arabia Saudita nostrana, dove l'industria petrolifera è riuscita a convivere con un ambiente naturale delicato e fragile, applicando tutte le tecnologie per ridurre al minimo o a zero l'impatto. Cominciate a morire dalle carpe. Allora noi abbiamo fatto delle controanalisi rispetto a quelle dell'ARPAB perché non ci convincevano. E siamo andati alla ricerca di idrocarburi e li abbiamo trovati. Abbiamo trovato alte concentrazioni di idrocarburi totali, fino a 556
milligrammi litro, mentre il limite, no, per le acque potabili che mette l'Istituto Superiore di Sanità è 10 microgrammi. 10, quindi questo è un piano d'acqua sotterranei, fluidi sotterranei che fuoriescono e formano queste croste rosse. Che la provenienza è da monte, e a monte cosa c'è? Ci sono dei pozzi petroliferi e c'è il pozzo di reiniezione Costa Molina 2. Perché vediamo proprio che puzza di zolfo sta uscendo, mamma mia. Vai così che vai bene. Ecco, vedi come sta uscendo? Si vede già? Sì. Vieni. Altro che stagnante quest'acqua. Beh, qui abbiamo ripulito l'area della venuta d'acqua e si vede che da sotto fuoriesce dell'acqua grigio scura. Siamo in Contrada della Rossa, in area del comune di Montemuro in Val d'Agri, e stiamo vedendo una delle due venute di acqua contaminata. Da cui appunto fuoriescono queste acque scure, grigio scure, ricche di idrocarburi, metalli e molto saline, talmente saline che non fanno crescere l'erba. E i proprietari che hanno un gregge, le pecore vengono a pascolare qui, perché qui si fa agricoltura biologica. Gli sono morti dei capi, quindi hanno protestato. E... Questo è un vigneto che ha 4 anni e è all'inizio della sua vita. La vigna è un qualcosa che esalta l'uomo, esalta il lavoro, esalta il suolo, ma vuole una cura continua, vuole un ambiente che la esalti, vuole il tempo per generare lustri, storie, miti. L'elemento debole di questa terra è l'uomo. La terra da sé può dare delle cose che sono economicamente appetibili. Nel mondo c'è fame assoluta di prodotti veri, autentici, unici, identitari, comunicativi. Noi abbiamo un territorio che ha una ricchezza plurimillenaria. Io non ho neanche una tabella che indica la mia azienda, non ho un sito internet e sono contattato giornalmente da Hong Kong, da Shanghai, da Singapore, dal Canada, perché faccio un vino che è privo di chimica, privo di tecnologia, perché rispecchia visceralmente questo territorio. La debolezza dell'Irpinia è di tutto il meridione, è una sorta di castrazione psicologica, di sentirsi sempre comunque bisognosi di una balia, di agganciarsi a qualcuno. Quindi se qualcosa cade dal cielo è una manna, è un premio che non si può perdere, non si può rifiutare, quindi ci si prostituisce a 4 soldi che poi ci muori tu o ci muore tuo figlio, o la leucemia, non fa nulla. Noi viviamo un tempo moderno che senza l'energia, senza i telefonini, senza le cose, non possiamo più vivere, siamo diventati dipendenti. Dobbiamo produrre energia, è necessario, ma in maniera razionale. Noi dobbiamo sfruttare il terreno, dobbiamo dare il lavoro, dobbiamo creare un ambiente pulito, mettere... un pozzo di petrolio a Gesualdo va a rovinare quantomeno, io non voglio entrare nei limiti scientifici perché non è mia competenza, ma sicuramente toglie poeticità al mio lavoro, sicuramente toglie la voglia di essere visitato, di essere raggiunto.
La cosa strana è che noi stiamo ancora a difenderci. Noi ormai ci difendiamo da anni proprio a livello di ambiente, da tutte, diciamo che ci difendiamo dal potere, perché una volta con l'immondizia, una volta con le ecoballe, una volta adesso si sono inventati il petrolio. Cioè, noi abbiamo fatto tanto per costruire un territorio di vocazione agricola, un po' con la ristorazione, un po' con dei produttori che sono nati, siamo riusciti a creare un grande indotto. Tant'è vero che in Irpinia ci sono 150 cantine. L'altra cosa, i produttori d'olio ne saranno un centinaio che stanno venendo fuori, ristoranti che fanno qualità ce ne stanno tantissimi, quindi è una ricchezza che viene suddivisa sulla popolazione. Invece qua che faremo? Che verranno della gente che si arricchiranno, ma saranno sempre due o tre persone e crivelleranno il nostro territorio. Ma vedi, ci accusano sempre di fenomeno Nimbino nel mio giardino, ci accusano sempre che noi siamo contro il progresso, ma il progresso qual è? È quello là di trivellare una terra che ha tante potenzialità. Noi vogliamo vivere in maniera semplice e genuina in questo territorio e far arrivare gente che vive nelle città a condividere questa genuinità di questo territorio. Era una terra sconosciuta, qui eppure siamo riusciti a far arrivare americani, giapponesi, vengono a fare degli stage nei nostri ristoranti per conoscere come si produce la materia prima e come si lavora e come vivono le persone. Io non difendo il mio orticello. Io parlo di vini perché produco vini, ma l'irpinia è olio, l'irpinia è la castagna di Mondella, l'irpinia è la nocciola, Avellino etimologicamente dal latino viene da nocciola, la ciliegia, insomma il grano dell'Alta Irpinia è un patrimonio di eccellenza a 360 gradi. Esiste ancora la zootecnia allo stato bravo, esiste ancora la transumanza, esiste ancora la vacca podolica, il carmasciano, esiste la pecora di cauda, esiste un serbatoio che l'abbandono, la dimenticanza a questo dito. Tutti tradiscono, ma se la terra si ha rispetto del territorio e quello del petrolio significa sconvolgere tutto, non hanno rispetto praticamente, noi possiamo fare le grandi cose perché le basi le teniamo. Ci manca però questo stimolo a dire noi dobbiamo restare qua e vogliamo fare le cose che hanno fatto i nostri antenati, perché la nostra fortuna è il vino, è il vino. Noi il nostro pretorio lo facciamo con l'uva, dove nei nostri vigneti che non devono essere sconvolti e toccati, ecco il nostro pretorio. Qualcuno ci dice che loro arriveranno per 20 anni, trivelleranno e non ci sarà nessun tipo di inquinamento delle falde acquifere. Noi non interessa questo, noi immaginiamo un'Irpinia costruita su quel modello di sviluppo che tenga riferimento quali sono le peculiarità, le specificità dei nostri luoghi. Comunità marginali, periferiche, ritenute poco popolose, no? Pensiamo alla Val di Susa, eccetera, e invece mostrano capacità di resistenza che non sono diciamo immediatamente rapportabili alla loro densità numerico-demografica, no?
definirli locali significa appunto giocare sull'equivoco, ma è una pura tautologia per come la vedo io, nel senso che hanno luogo da qualche parte. Tutto è estremamente locale nel potere contemporaneo perché impatta sui corpi e perché alla fine sarà una lotta di corpi nella quale dovremo misurarci. C'è poco da fare. Said I'd rather be a bald head with roots on the inside than a machine of dirty. Dirty Babylon with locks on the outside, with locks on the outside. And now I say, wake up people, because we are all Jaja children. I mean, say we are all Jaja children.